Ciao ragazzi, sono Keiko Chan. Prima di iniziare il video volevo ringraziare l'IR90 per avermi fatto, insomma, sistemato il canale con quel tema carino dove c'è Sailor Moon, City Hunter e i personaggi di Ranma. Grazie davvero perché mi è piaciuto tantissimo. Allora, oggi volevo parlare come posso spiegare, delle categorie otaku che io non sopporto. Non sopporto perché, diciamo, sono persone davvero troppo petulanti, pesanti, eccetera, eccetera. Ma passiamo a farvi capire cosa intendo. Ah, una categoria che odio sono quegli otaku, uso la parola otaku perché non so come chiamarci, che praticamente si sentono in dovere di sentirsi giapponesi. Cioè, di pensare come giapponesi, non so spiegarvi bene, adesso forse spiegandolo ve lo faccio capire. Allora, c'era un periodo, tipo qualche mese fa, dove dei ragazzi mettevano accanto al proprio nome su Facebook una faccina vicino al nome. Allora, questa faccina in realtà sono dei caratteri giapponesi, mi sembra Tsu, uno è Tsu, l'altro non lo so, scusatemi, non ricordo. Praticamente era nata una polemica assurda per questi ragazzi che hanno messo questi cosi carini, insomma, queste cose che sembrano faccine su. Scusate se mi muovo, io mi devo sistemare. Queste faccine accanto al nome. Perché è nato tutto questo casino? Nascevano questi link. Gente cretina che mette i caratteri giapponesi come faccina. Non è una faccina, ma è questo e quello, un casino. Sinceramente, dopo aver letto 14.750 miliardi di link così, alla fine anch'io ho fatto un link. Non ce ne frega un cavolo se questi sono dei caratteri giapponesi, chi se ne frega, basta lo sappiamo noi, poi chi li usa, chi se ne importa. Che poi alla fine, dopo aver visto tutti quei link, penso che anche un deficiente ha capito che sono caratteri giapponesi, ma se alla fine è vero, sembrano delle faccine, che male c'è se uno le mette? Tanto io quello ho detto alla mia amica, ho detto, lo sai che questo è un carattere giapponese? Lei mi ha detto, ah davvero, dico sì. Però non è che io ho detto, ah lo devi levare perché è un carattere giapponese, bibibiba. Che c'è di male se sembra una faccina? Io ho capito che sono caratteri giapponesi, ma allora? Cioè, che problema c'è? Ma. Sempre riguardanti questa categoria, ci sono quelli che rompono le scatole ogni volta che tu usi la parola otaku. Eh sì, sti ragazzini che si credono otaku, otaku significa questo, questo, ignorano il vero nome, il vero significato della parola otaku. Lo sa anche le mie cuginette gemelle di 7 anni che cacchio significa otaku. Però dato che non abbiamo un nome, un modo per distinguerci, che c'è se uno usa la parola otaku? Cioè, che male c'è? Ho anche proposto dei nomi, che ne so, possiamo chiamarci mangari, manghettari, animari, animettari, che ne so. Cioè, inventatevi un nome così almeno la smettete di romperci le scatole. Non lo so io, guarda. E questi sono quelli che io da una parte non sopporto. Ah, perché ho detto che si credono di pensare come i giapponesi? Perché quando tu gli dici ma che te frega, loro ti dicono no, perché i giapponesi dopo, cioè non usano queste cose, dopo si offendono, dicendo quella faccina lì, lo tzu. Mentre nel fatto degli otaku, io uso solo il significato originale della parola. Ma andate a farlo, dai, che vi importa, mamma mia. Cioè, tutte queste. Mi piacciono i manga da 10 anni, ma anch'io dico per far capire la mia passione, non posso dire sì, mi piacciono i manga e gli anime. Cioè, deve esserci un nome, il pescatore. Cioè, va a pesca, quindi è pescatore. Io sono otaku perché mi piacciono i manga. Però se vogliamo dire, allora facciamo così. Da oggi in poi dirò che sono una manghettara e un'animara. Che mi sembra un'animettara, scusate, così mi sembra. Cioè, non mi sembra, però almeno così non rompe scatole più nessuno. Quelli che altro, diciamo, che non sopporto sono gli otaku che non hanno il minimo senso dell'umorismo, o comunque sia che più che altro sono solo polemici. Allora, e questo che cosa voglio dire? Penso che la maggior parte di voi conosce il canale di Peppe Fan, il ragazzo che doppia Sailor Moon, ribattezzandola Sailor Greco, eccetera. Allora, tutti sanno quanto io amo Sailor Moon, cioè è una cosa assurda quanto io amo Sailor Moon. Lo sanno talmente in tanti che quando fanno qualche pagina, fa un link su Sailor Moon, in 50 mi taggano su quel link. E diciamo che Sailor Greco mi fa morire dal ridere.
Quindi quel giorno, oltre ad aver postato le pagine, sì, le pagine, le puntate che Peppe Fan aveva doppiato, ho anche rivisto le puntate per scrivere certe frasi che mi facevano troppo ridere e mi ho fatto un link, no, un po' di link. A un certo punto in un link mi sembra quello che dice: "Salve a tutti, sono Antonella, ho 14 anni e frequento per la seconda volta la seconda media, una cosa del genere", che poi dice: "Sono sfigata in amore", tutte quelle cose lì, e ho fatto un link. A un certo punto leggo sotto, mi pare proprio a questo, una ragazza che scrive: "Dopo questo link mi cancello dalla pagina". Dico: "Bah, cazzi tuoi, chi se ne frega, sinceramente". Anche se però, ho detto: "Ma perché devi cancellare dalla pagina?". Cioè, non avevo capito che lei ce l'aveva con il link. Cioè, che era proprio su Sailor Moon, non lo so. Dopo un po', anche altri hanno commentato, hanno detto: "Cioè, diceva che stai fuori, cioè per un link ironico ti cancelli da una pagina, no? Cioè non dovresti iscriverti a nessuna pagina, perché è normale che ogni tanto si prenda in giro qualche personaggio". E non ha risposto questa ragazza, ha risposto un'altra che ha detto: "Come vi permettete, perché certi hanno scritto, cioè stai proprio fuori di cervello per cancellarti per un link così". E tutti a dire: "Ma come ti per..." questa a dire: "Come ti permetti, mica la conosci di qua di là". Ho capito, ma è un link ironico, cioè si ironizza. Un altro addirittura ha scritto: "No, perché se qualcuno già ce l'ha rovinato la media, se poi ci pensano anche questi a fare questo doppiaggio strano". Ma che male c'è? Cioè, io mi diverto un mondo quando vedo Sailor Greco. L'ho rivisto già 3 volte le puntate che Peppe Fan ha postato, mi fanno ridere. Cioè, un po' di ironia, un po' di divertimento. Addirittura uno una volta, avete visto quelle immagini carine, simpatiche su Naruto? C'era, non mi ricordo che sinceramente non ricordo qual era l'immagine. Comunque quelle cose strane del tipo che c'era Naruto che arriva e fa: "Sasuke, ti salverò", e quando apre la porta lui stava, Sasuke stava in bagno e dice: "Mi puoi salvare dopo?", e Naruto gli fa: "No problem". Queste, cioè, sono queste, erano queste le immagini che avevo visto, solo che siccome era in inglese io ho scritto la traduzione nel link. Praticamente a un certo punto leggo un commento: "Avete stufato, hai stufato con questi link, sempre a prendere per il culo Sasuke", queste cose qui. Sono rimasto un momento e dico: "Sai che cosa significa link ironico?". Cioè, non lo so, lui poi si attaccano sempre a un'altra cosa, tipo questo si è attaccato al fatto che gli altri prendono in giro Sasuke. Io gli ho detto: "Scusa, ma che ti frega che lo prendono in giro? Cioè, alla fine stiamo giocando, anche a me che mi piace lo prendo sempre in giro, se vedo un link ironico ci rido sopra e basta". E vabbè. Poi, cioè, io questi non li capisco. Non dovresti essere iscritti a nessuna pagina, perché in tutte le pagine si prende sempre in giro qualche personaggio, si pubblicano le frasi di non ciclopedia, cioè, è una cosa divertente, o no? Cioè, io la penso così. Poi ci sono anche gli otaku perfettini, che se tu o i saputelli, che certi poi li smerdi, scusate, in un modo assurdo come io e Alice abbiamo fatto rimanere male uno, che sono quelli praticamente che se tu sbagli a dire una cosa su un manga, un anime, che insomma magari ti confondi, succedere, cominciano a fare una polemica assurda, tipo che ne so, magari stai iniziando a leggere un manga, quindi ti fai un'idea all'inizio, no? Però, siccome gli altri stanno avanti, sanno quello che è, tu sai all'inizio che caspita ne sai, e loro cominciano lì a dire: "Ah, ma che stai a dire, ma che anime vedi, deficiente, stupido", cioè ti offendono pure, e tu poi dici: "Ciccio, guarda, io sto all'inizio, cioè calmo, tranquillo", e allora si stanno un po' zitti forse. Oppure ci sono quelli che vogliono fare i precisini e poi la prendono nel sedere, tipo quello che stavamo parlando di Senzilla. E io ho fatto un link, ho scritto: "Loro hanno 12 anni, avevo sbagliato di un anno". E lui fa: "Praticamente io e Alice stavamo un po' giocando, perché lei mi ha taggato e mi ha scritto che si mangiavano". Io ho scritto: "Sì, ma si mangiavano steroidi, no?". E diciamo che siamo un po' a giocare così. Interviene questo che dice: "No, c'hanno 15 anni". Io: "No, Ciccio, ce n'hanno 12". E lui fa: "Voglio proprio la fonte della tua affermazione". Dico: "Il manga". E abbiamo cominciato così. Poi un ragazzo mi ha messo la pulce nell'orecchio, allora ho detto: "Aspetta, allora vediamo il manga". E infatti avevo sbagliato, ma di un anno, cioè invece di 12 ne avevamo 13 e stiamo lì. Mentre l'altro ragazzo, insomma, si è zittito, perché una volta che abbiamo chiarito i dubbi, se n'è andato. Questo è passato dato che l'avevo smerdato per l'età, si è attaccato al fatto: "Ma sono troppo alti per essere giapponesi". Ma a parte il fatto che
quei personaggi di Saint Seiya non mi sembrano tanto alti. Io ho scritto: è un manga. E lui ha cominciato: sì, però dimmi un nome di un giapponese alto. Ellis l'ha smerdato con cinque nomi. E lui si è attaccato poi ai peni dei giapponesi. Cioè, praticamente da una cosa all'altra, alla fine, figure di merda, questi sono gli otaku rompiscatole che oltre a cercare di fare i precisini fanno anche le figuracce. E questa è un'altra categoria. Un'altra categoria sono quelli che rompono le scatole, che quando ti conoscono, invece di parlarti e scrivere in italiano, ti scrivono in giapponese, ma più che perché pensano che tu sappia il giapponese, più che altro è farsi vedere che sanno dire due o tre frasi insieme. Io il giapponese non lo so, so qualche frase, qualche parola, è normale, insomma, con i subita, prima o poi devi imparare qualcosa. Però una cosa fastidiosa ogni volta devi dire che hai detto, che vuoi, perché, ma vuoi parlare in italiano, cioè parla come magni, Dio mio. E poi ci sono anche quelli acidi. Gli otaku acidi sono quelli che tu fai una domanda, tipo, ad esempio, ehi, ma che ne so, aspetta, non mi viene neanche una domanda. Che ne so, per esempio Randy Bleach. Siccome io i personaggi non li conosco, ogni tanto chiedo, ma chi ha questo con i capelli bianchi, ma chi ha questo con i capelli azzurri, perché non lo so. Ci sono certi e tu dici, ma chi è sto ragazzo? Cioè, tu sai che è di Bleach, però sinceramente non sai il nome, perché, come ripeto, io sono al numero 5. E loro, invece di risponderti, ah, si chiama Tizio, Caio e Sempronio, ti rispondono, oh, ma come fai a non conoscerlo? Ah, mamma mia, che ignoranza, è proprio bimba minchia, bimbimbivà. Fio mio, ti ho chiesto come si chiama, ti ho detto mica Cotica, cioè, questi sono proprio delle persone che non sopporto, queste... Diciamo sono alcune delle categorie, perché adesso non mi vengono più neanche in mente, di otaku o comunque appassionati o malati o come vogliamo chiamare, che non sopporto. Quelli che per ogni cosa fanno una polemica, se tu non sai un qualcosa ti fanno gli occhi sbarrati, tipo a uno gli ho detto guarda io a Bleach sto al numero 5, mi ha fatto la faccina con gli occhi così. È figlio mio, cioè, ho cominciato adesso, cioè dammi un attimo di respiro, dammi il tempo di arrivare. Non è detto che perché è uscito Bleach tutti l'hanno comprato appena uscito, io sto cominciando a comprare adesso. Mi sono, cioè, sono pentita di aver cominciato così tardi, però insomma, meglio tardi che mai. Però, cioè, ti fanno sentire proprio un deficiente, capito? Come se tu dovessi sapere tutto, sei obbligato, siccome sei, ti piacciono i manga da 10 anni, devi essere obbligato a sapere tutto, avere tutti i manga. E non puoi sbagliare una volta. Poi, anche se tu chiedi dell'evento, ad esempio, avevo letto Romix a marzo. Mi è preso un colpo, l'ho scritto alla mia pagina. Ragazzi, ma il Romix a marzo e a ottobre che fanno? E una mi ha risposto: non è Romix, cacchio! Mamma mia, è Roma Comics! Cioè, dico, prenditi una supposta e stai calma. Non lo so io la gente perché è così acida ultimamente. Boh. No, cioè ho sbagliato, c'era scritto Romix, poi sotto c'era scritto le date di marzo e poi c'era scritto Roma Comics. Però, cioè, non lo so, posso sbagliare anch'io, può sbagliare chiunque, ma certe risposte acide danno, a parte a me, a tutti quanti. Non lo so, cioè, questo mondo, io pensavo di trovare persone un po' più serie, ma devo dire che si scannano non lo so, c'è cioè, sempre ammazzarsi, se dici una cosa di un personaggio, se stai scherzando, se usi un carattere giapponese da mettere al tuo nome, cioè, trovano la polemica per ogni cosa, fini, fatevi un po' di camomilla, una pera di camomilla, quello che vi pare, qualcosa, cioè, calmi, tranquilli, che anche se... Non è che se voi dite ah la faccina non la dovete mettere perché è giapponese, l'altri la levano, oppure cioè se lo fanno i giapponesi si muoiono, cioè non succede niente. Oppure se uno usa la parola otaku, cioè ormai lo sappiamo, tutti sanno che cosa significa, che male c'è se uno dice sì sono otaku per far capire che è un appassionato, cioè. Vabbè, fatemi sapere voi cosa, non voglio creare polemiche, la mia era solo... Diciamo, volevo far capire quali sono le categorie che non sopporto perché davvero a volte la sentano il ridicolo. Comunque, fatemi sapere voi quali sono invece le categorie che non sopportate tra quelle che ho detto io o comunque altre, perché magari adesso non mi vengono in mente. Ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio, Keiko-chan.